come se un settore fosse dedicato solo a loro, a tutte le persone, soprattutto giovani, che amavano la Salernitana e che ora la seguono dall'alto, dal posto più in alto che c'è. Il mondo sportivo Granata si ritrova, a distanza di pochi giorni dalla tragedia di Melissa La Rocca, la studentessa della terza F deceduta in classe all'Istituto Superiore Genovesi da Vinci, a piangere la scomparsa di un altro angelo, Antonio Liguori, originario di Cava dei Tirreni, vittima di un tragico incidente stradale, non ce l'ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere dopo alcuni giorni di agonia, un ideale settore di paradiso nel quale ora anche Antonio si trova, e lo immaginiamo lì a cantare e a sostenere incessantemente la sua amata Salernitana. Lo stadio Arechi, nella sfida in programma sabato pomeriggio nel Tempio Granata contro il Perugia, vivrà un altro momento toccante e allo stesso tempo surreale. Un'occasione di festa e di svago, come dovrebbe essere ogni partita, che invece sarà anche un momento per piangere un grande tifoso del Cavalluccio Marino, l'ennesimo che se n'è andato via troppo presto e soprattutto lasciando un enorme vuoto, non solo tra i familiari e gli amici che gli volevano bene, ma anche in quello stadio Arechi che lui tanto amava, insieme alla Salernitana. Buonasera e ben ritrovati con Granatissimi, apertura di puntata doverosamente purtroppo dedicata ad un'altra tragedia che ha colpito il mondo Granata e della Salernitana. Solo qualche settimana fa piangevamo la scomparsa di Melissa La Rocca, adesso quest'altra tragedia di un altro cuore Granata che purtroppo non batte più, quello di Antonio Liguori di Cava dei Tirreni. Ma come si diceva, insomma, e come si dice purtroppo in questi casi, di show must go on. E si torna a parlare anche di calcio. Sabato la partita col Perugia, una bella diciamo fetta della partita sarà diciamo così introdotta, dedicata proprio ad Antonio e anche a Melissa, un'iniziativa insomma che tutta la tifoseria granata ha voluto organizzare insieme alla società per ricordare questi due giovani angeli. Di questo ed altro ne parliamo con i nostri ospiti. Un benvenuto a Sabato Romeo, giornalista della città. Buonasera a te, buonasera a chi ci guarda. Buonasera a Dante Santoro, consigliere comunale, buonasera. Consigliere provinciale. E buonasera al nostro opinionista di riferimento, non ce ne voglia, Peppe Annicelli, che è verso altri lidi, oltre Alpe, il direttore Tommaso D'Angelo. Buonasera. Non me ne parlare, buonasera a tutti. Si diceva allora della necessità di fare il punto dopo la sconfitta di Venezia. Vi chiedo subito un commento rapido insomma su questa battuta d'arresto. Direttore, scherzando insomma con qualche tifoso con cui ci intratteniamo durante la settimana, abbiamo pensato questo, insomma, è capitato, cito per tutti Cosenza, che la Salernitana vincesse qualche partita che magari non meritava fino in fondo di portare a casa per intero e poi magari si ritrova a Venezia con una sconfitta che evidentemente, insomma, forse è un po' troppo severo nel risultato, no? Il calcio poi è strano, quindi ti dà queste varie opzioni. Quando pensi di perdere magari la vinci come a Trapani più che come a Cosenza, poi magari quando meriti qualcosa in più finisce come a Venezia, insomma, ma la stessa partita, per la verità, gestita male col Frosinone ne è un altro esempio. Sulla gara di Venezia, però, rispetto alla partita con il Frosinone, indubbiamente pesa come un macigno, secondo me, l'errore arbitrale, che ovviamente non vuole essere un alibi per giustificare l'1-0 del Venezia, ci mancherebbe altro. Però è un episodio che indubbiamente poi ne ha condizionato l'andamento, quindi la Salernitana non ha un alibi per la sconfitta, non è, pur creando delle buone occasioni non è riuscita a metterle dentro. Rispetto alle altre partite ci ha regalato 25-30 minuti dall'inizio e non alla fine, quindi ha un po' invertito il suo trend. Prima, come dire, l'avvio era sempre un po' farraginoso, questa volta insomma si è ribaltata la situazione. Dimostrazione che la Salernitana adesso è un cantiere aperto con ancora molte cose da limare, secondo me, e solo giocando domenica dopo domenica, allenandosi giorno dopo giorno, si possono superare. Non perché la Salernitana sia stata costruita per la Serie A, come amabilmente ricordava il proprietario della società, il signor Lotito, ma perché è una squadra che può, credo, ambire a giocarsi i play-off, che resta avendo una lotteria, ma insomma, almeno la soddisfazione di passare dall'out
a off, insomma, già è un bel passo avanti. Passo avanti dopo quello che si è visto, diciamo, negli ultimi anni. È una squadra che credo che abbia un problema di crescita un po' lento, obiettivamente, insomma. Però costruire dalle macerie obiettivamente non è mai una cosa facile. L'unica cosa che posso, come dire, rimproverare a Ventura, soprattutto perché non la comprendo, questa è una squadra che ha bisogno di fosforo in mezzo al campo e non capisco perché il polacco, voglio dire, non dal nome pronunciabile, non viene mai provato. Voglio dire, abbiamo fatto giocare Cerci, che il fantasma, probabilmente il fratello... È ancora lontano, diciamo, dal Cerci che ci ricordavamo un po'. Voglio dire, è mai provato questo ragazzo, che tra l'altro in nazionale ha fatto anche bene. Cioè, sì, sì, sì. Vedete che è un giocatore di valore, è un giocatore di valore, attenzione. Quindi parliamo di un buon giocatore, veramente di un buonissimo giocatore. Posso comprendere, come dire, anche l'inizio, ma siamo quasi a novembre, quindi penso che il tempo lo abbia sostanzialmente maturato, ma almeno per vederlo all'opera, quindi Ventura ha questa possibilità di fare anche degli esperimenti, nessuno sta contro di lui col fucile spianato, nessuno gli è dentro, quindi anche una bella tranquillità, lui è entrato subito in sintonia con l'ambiente, quindi... Diciamo anche magari sperimentare, barra usare, diciamo, forse possiamo... Può anche sperimentare, perché obiettivamente non... È l'unico centrocampista che abbiamo che può dare... Che può fare anche un po' la differenza. La differenza, può far fare il salto di qualità alla squadra, può dare quel fosforo che serve in mezzo al campo nel farla girare, nel farla contenere, nel farla avanzare, nel gestire la partita nei momenti difficili. Insomma, il ruolo credo che sia quello. E potendo così delegare di tacchio altri compiti di copertura... Che gli sono più consoni. Che gli sono certamente nelle corde del giocatore. Dante, una battuta d'arresto a Venezia, per certi aspetti inaspettata, però potremmo anche dire, insomma, per trovare un aspetto proprio positivo, se proprio vogliamo trovarlo, insomma, la partita importante con Venezia abbiamo vinto l'anno scorso, quella dei play-out. Allora, vabbè, incoraggiante il fatto che la squadra ha giocato, come dicevamo, non ha demeritato, però nel calcio come nella vita io credo nella compensazione, no? Quindi abbiamo avuto fortuna in altre occasioni, come si diceva prima, quindi questa volta abbiamo pagato dazio il gioco della sorte. Quello che ho visto è stata una fase iniziale, appunto, come diceva il direttore, dove la squadra ha giocato meglio del Venezia. Poi forse nei cambi non è tanto fortunato Ventura, perché già in altre partite non ho visto quello scatto poi da chi è subentrato. In quanto a poi mole di gioco... È stata un po' noiosa la partita, diciamocelo, qualche sbadiglio. Non ti sei divertito, fatto. Diciamo. Qualche sbadiglio l'abbiamo fatto, tranne che i primi minuti. Quindi l'augurio è che questo regista qua dalla Polonia ci dà un po' di entusiasmo a centrocampo. Recuperiamo qualche infortunato, perché dobbiamo dire anche questo, siamo in credito con la fortuna, perché HPAC Pro, si chiama così, no? potrebbe darci una mano a centrocampo. Non è Maradona. Ertò. No, infatti, non in quanto a gioco, però nei ricambi, nelle sostituzioni. Non è che la manca Maradona, per cui però, tu dici, sai, manca Maradona, va bene. Ma almeno metti un mediano, un onesto giocatore, un buon giocatore, ma voglio dire, la Salernitana ha uomini e mezzi per sostituirlo. E poi, vi siete aggrappati a questo giocatore che lo scorso anno lo volevate fucilare. Però il giochicchio, sì, campionato, ma il giochicchio anche di tacchio, giochicchio anche, voglio dire, non è che come la serve, come dire, serve qualità, la Salernitana serve direttore, qualità. Chi porta legna? Chi li fa i gol? Questo è un argomento, insomma, che affronteremo molto nel corso della puntata, anche perché il tema dell'attacco è anche un sondaggio che abbiamo fatto prima. Sì. Però chiedo di, diciamo, a Sabato di completare questo discorso. Si diceva la mancanza di fosforo, aggiungeva Dante un dato certamente da non sottovalutare, per quanto, come osservava giustamente il direttore, non è che è fuori, insomma, chissà. Certo. Quale fuori classe, era duro, evidentemente. Ma ne ha tanti, però insomma magari nel 2021 non abbiamo messo in campo quindi insomma manca ancora
qualcosa, tra, un po' tra quello che manca e un po' forse, come sottolineava anche il direttore, quello che si potrebbe fare, che magari c'è e che non... Certo, Ventura ha ereditato comunque una situazione non facile, sta, come ha detto il direttore prima, ricostruire delle macerie non era missione semplice, però ci è riuscito e in parte sta facendo vedere sprazzi di buon gioco. Una delle missioni che si è sempre provato è quella di poter costruire gioco per oltre i 30-35 minuti che sono stati i primi 30 di Venezia, gli ultimi 30 col Chievo, mi viene in mente l'inizio scoppiettante col Frosinone. Non è aiutato dagli infortuni, perché è vero che Akpa non è Maradona, è vero che Yallov non è Messi, però non averli a disposizione, non avere carte da giocare a gare in corso, poi ti portano a fare col Frosinone 25 minuti del secondo tempo. Direttore, penso con verrai come con l'acqua alla gola. Se sbagli hai... le sostituzioni, non è colpa mia. Voglio dire, se togli Giannetti, credo... se togli Giannetti che non andava tolto, non credo è colpa però mia. Che è anche dovuto alle pochezze di possibilità e di scelta. E forse ma perché Zizek... noi abbiamo mai visto quell'attaccante, anche questo dal nome impronunciabile, preso dalla Lazio e girato dalla Salernitana? Siamo sicuri che non serva la causa Granata? Diciamo che questa puntata servirà solo... Faccio il professore. Dillo Zizek, il polacco, e Gondo. Vedi? Gondo è anche un nome simpatico, può essere che porta fortuna. Diciamo che questa puntata la utilizzeremo anche per provare, come dire, a tirare fuori il classico coniglio dal cinema. Esatto. Ci affidiamo da questo punto di vista allora a sabato tutta la vita. Allora andiamo dal nostro Carmine Quaglia, che questa sera finalmente abbiamo Quaglia questa sera al Feudo Granata di San Valentino Torio. A te, Carmine. Sì, Giovan Battista, davvero in tanti qui a San Valentino Torio dal bar commerciale con il Feudo Granata. Un primo commento da qui, perché la Salernitana è reduce da un risultato negativo, una prestazione di sostanza ma non è bastata per ottenere almeno il pareggio. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto faccio il benvenuto a te, allo studio virtualmente, che siamo felici che siete venuti nella nostra città. Permettimi, prima di fare il commento per la partita, di ricordare Antonio, Melissa e tutte, purtroppo, gli angeli che sono volati in cielo, Granati e non quest'estate, quindi un mio pensiero va a loro. Per la partita purtroppo abbiamo combattuto, ci stavamo credendo, però purtroppo era una partita che si poteva vincere, purtroppo si è persa, due pali, una traversa e non siamo stati fortunati. A mio avviso però purtroppo manca la punta, ovvero quel giocatore, quel numero 9 che ti fa la differenza nei momenti importanti e ti butta la palla in porta. Eh sì, il tema di questa sera è anche un attacco che non punge, anche se un gol è arrivato, non convalidato, questo è il rammarico per il primo tempo a Venezia. Purtroppo sì, gol a mio avviso regolarissimo, però... la terna arbitrale ha deciso che non era gol. C'è amarezza, perché era una partita che si poteva e si doveva vincere, però diciamo siamo stati fortunati in altre occasioni e sfortunati in questa. Va bene così, andiamo avanti e testa al Perugia. Al secondo gol dell'ex Riccardo Bocalon, prima la Rechi, poi Alpenzo, ha graziato la Salernitana, invece nel play-out si mangiò davvero un'occasione clamorosa nel ritorno. Fortunatamente per noi, aggiungerei, meglio così, però ovviamente il gol dell'ex fa sempre male, perché te lo ricordi sempre con la maglia granata, gli abbiamo dato questa occasione della Serie B, lui ci ha sempre rispettati, quindi buona fortuna a lui e speriamo che però il Venezia sia dietro di noi in classifica nel finale di stagione. Se la recuperiamo ovviamente anche con il commento da studio Giovan Battista, effettivamente anche l'esultanza di Riccardo Bocalon, ovvero il non esultare perché ha semplicemente salutato i compagni dopo la rete ma non ha manifestato più di tanto. Sì, credo sia stata una cosa comunque tra virgolette giusta, sono cose a doppie vedute, perché magari noi la possiamo apprezzare, gli altri tifosi magari dicono perché non esultato, io lo rispetto perché... c'è stato rispetto per la nostra tifoseria. Quando doveva sbagliare ha sbagliato, nel senso il gol non fatto contro il Venezia. Va bene così, speriamo di arrivare prima di loro, prima di tutti. Benissimo, ritorno allo studio. A te, Giovan Battista.
Grazie Carmine, grazie soprattutto agli amici del Feudo Granata di San Valentino che ho visto davvero così numerosi, soprattutto tanti giovani, insomma, fatemelo sottolineare perché è sempre bello quando sin da ragazzi, insomma, si appassiona per la squadra della propria città o della propria provincia. Un saluto particolare a Salvatore che ci ha scritto e ci ha chiesto e ci ha invitato ad andare lì a San Valentino, insomma, perché l'anno scorso noi siamo stati proprio lì a San Valentino, insomma, anche in quell'occasione fu davvero una bella festa insieme al sindaco e ai tifosi di San Valentino Torio, che ringrazio ancora una volta. Allora, ne abbiamo parlato velocemente, insomma, di quello che è stato il KO in Laguna. Vediamoci il servizio di Carmine Quaglia e poi torniamo in studio. Una prova di sostanza ma con l'attacco spuntato e che apre alla riflessione nell'ambiente granata. Il gol dell'ex di Riccardo Bocalon per l'1-0 Venezia, la traversa, il palo, la rete con errata segnalazione del fuorigioco per Niccolò Giannitti. Il vero rimpianto di un primo tempo che ha visto la Salernitana protagonista al penso, riprova del passo di discontinuità rispetto alla passata stagione, ma con alcuni aspetti da migliorare se davvero si vuole pensare in grande. Milan Djuric fa tanto lavoro scuro, ma non si rende protagonista nell'area avversaria. Marco Firenze è in difficoltà fisica, poco brillante nella sfida come è accaduto anche nelle ultime uscite e all'improvviso è costretto ad alzare bandiera bianca. Stop per il centrocampista genovese. Ventura si gioca la carta dei rientri a gara in corso. È il caso di Cristiano Lombardi e di Lamine Yallob che tentano alcune sortite offensive, ma il muro del Venezia non viene mai realmente superato se non per una occasione nel finale. Nel contesto di una direzione arbitrale che non soddisfa né il Venezia né la Salernitana, ecco il primo KO esterno per il Cavalluccio Marino, rimpallato in Laguna con un attacco da rigenerare quanto prima nella corsa ottobre-novembre verso la nuova sosta. Una fase calda con l'impegno contro il Perugia che si preannuncia prezioso. La Salernitana in casa non vince dall'esordio con il Pescara. Eccola qui la nostra grafica, Bocalon indigesto, anche se giustamente come sottolineava Carmine e anche gli amici di San Valentino, insomma, la non esultanza è stato anche un bel segnale, diciamo così, di rispetto per una maglia, la Salernitana, che Bocalon ha indossato. Però ha ragione il nostro amico di San Valentino. Sì. E i tifosi del Venezia? Cioè voglio dire, questa storia che di non esultare contro l'ex squadra, beh, secondo me non è una mancanza di rispetto, è esultare, è un gol, il calcio si sa, ti porta dovunque, quindi non puoi usare questo metro, esultare in questi casi, eccolo qua, il fuorigioco di Bocalon non visto dal guardalinee, di cui se ne è parlato poco, anche se l'ho fatto vedere in un'altra trasmissione, forse c'è il braccio di Migliorini che lo tiene in gioco, ma secondo me è una posizione che andava rivista. Comunque, a parte questo, se hanno visto quello di Giannetti in fuorigioco, quindi lascio immaginare. Esatto. Quindi. Vabbè, però per stile, dai. Comunque la piazza lo ha. No, ma infatti io credo che sia grave sull'andamento della gara il gol annullato a Giannetti, sì, perché te ne ha condizionato, perché tu dopo 8 minuti vai in vantaggio, è chiaro. Però, insomma, è chiaro, col seno del poi lascio il tempo che trovo. Però da registrare questo dato che nell'ambito del commento della partita non puoi ignorare, cioè tu non puoi ignorare un episodio del genere. Non intendevo lo stile di Bocalon, l'ha fatto per stile. No, ma non lo fa solo lui, lo fanno ormai un po' tutti, ma insomma. Una questione quasi di incolumità personale. Io faccio una domanda a voi giornalisti, vorrei invertirmi. Ma che usate questi appellativi di bomber spesso per giocatori che hanno fatto semmai 10 gol in 10 anni. Ma fai che l'ultimo bomber era proprio Bocalon, l'ultimo bomber che almeno ha fatto doppia cifra a Salerno. Giro questa bella perché domanda. Perché io leggo bomber qua, bomber là, 5 gol l'anno scorso, 7 gol a Livorno. Ma sono un po' stitici, mettiamola così, dai. Non aiutati perché l'anno scorso allora, con Colantuono erano 9 gol in 8 partite, quest'anno con Ventura 10 gol in 9 partite, gli ultimi sono Code e Donnarumma, quando ormai c'era la disperazione della play-out, della possibile play-off, quindi non c'era niente da perdere, all'inizio si è sempre un ma po'. Ma quest'anno ce l'abbiamo il bomber? Io questo qui l'ha detto anche Ventura, se si aspettano i tifosi il bomber da 20 gol non c'è. Ci sono buoni giocatori funzionali alla squadra, all'idea di gioco, ed è per questo forse che
manca legna e c'è un po' più di qualità dai trequartisti. Pensare che il capocannoniere è Kin, che comunque è un giocatore che fa l'esterno, la mezzala, si aspetta rigori. Tira i rigori, insomma. Allora, un attimo solo, vi fermo un attimo perché abbiamo un telespettatore in linea. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Carmine da Pasta. No? Carmine, buonasera a te, dici tutto. Sono tutti in studio, a Tommaso D'Angelo, sempre i complimenti, sono d'accordo con lui che ha detto delle cose giuste perché vorrei... sono tutti in studio. Tommaso D'Angelo, sono d'accordo con Tommaso D'Angelo perché questo allenatore, questa squadra non è che sta da 7-8 anni insieme, allora si può anche dire quello sta sbagliando, quello così, quelli sono 3 mesi che stanno insieme, non è che stanno 7-8 anni, voglio dire a 70-80 km c'è il Benevento, che sono 4 anni che stanno insieme, stanno costruendo per andare in Serie A, si sono andati, sono cadute e Vigorito intelligentemente ha detto io se devo andare in Serie A il prossimo anno ci andranno, voglio rimanerci per 3-4 anni, questo ha detto anche Ventura nell'ultima intervista, se l'avete capito, ha detto Ventura che se anche quest'anno fallissimo io voglio creare un zoccolo duro, una squadra che assimile il mio credo calcistico, che poi non è questo qua, come ha detto sempre Tommaso D'Angelo, che è bravissimo, il credo di Ventura, il 4-2-4, chi ha visto il Pisa di Ventura, il Cagliari e tutta la storia di Ventura, questo non è il calcio di Ventura, come dice Tommaso D'Angelo. Adesso Ventura si sta adattando. Si sta adattando sul 3-5-2, che non è il suo, fa bozzare, perché purtroppo la squadra, lui in estate, l'ha detto alcune cose, se vogliamo capire, ha detto qui stiamo partendo da 4 anni di macerie, dateci tempo, fateci costruire, fateci fare un soffro tu e poi piano piano spicchiamo il volo e cominciamo a fare il calcio, perché per 4 anni, come ha detto Tommaso, abbiamo fatto pallone, il pallone è una cosa, il calcio serio è un'altra cosa, e Ventura l'ha fatto per 40 anni, questo sto dicendo. Tommaso D'Angelo ha detto sempre, questa è la squadra che sta in embrione, sta crescendo, vogliamo darci il tempo di crescere a questa squadra, è iniziata ad agosto questa squadra, sempre io, se io voglio distruggere, perché da sabato a oggi ho sentito che l'allenatore non è buono, ci vuole l'attaccante, ci vuole il difensore, ci vuole il portiere, ci vuole quello, ci vuole... poi un'altra cosa, come si chiama, il polacco, non lo bruciamo perché mi ricordo che quando arrivò Coda, quando portava Coda il nostro direttore sportivo, che quello neanche capisce niente di pallone, neanche capisce niente di pallone, l'abbiamo crocifissa a Coda, e Coda disse io vengo da un anno fermo, giocavo in Bulgaria, giocavo in Sofia, là dove giocavo, e disse datemi tempo, poi Coda, e poi Coda, la curva sud, Coda, e l'abbiamo rimpianto. Mi ricordo di Molinare, e forse Tommaso D'Angelo se lo ricordo, parlo dall'anno qua. Mi ricordo, non so grosso, non ci ha fatto sto carro, Juventus è tutto lì e tutto lì. Mi ricordo di Nicola Correi. L'elenco è lungo, Carmine, l'elenco è lungo. Avremmo bisogno di una trasmissione apposta. Allora, io Venturo, Venturo sta attento a buttare dentro, perché se Zedek sbaglia due passaggi, Zedek se ne da fuori in polo. Allora dico, stiamoci qua, facciamolo lavorare, come ha detto Tommaso D'Angelo, questa è una squadra in embrione, ce la vogliamo far crescere, ce la vogliamo distruggiamo tutto. Va bene, grazie Carmine. Diceva giustamente il nostro telespettatore, può essere anche, come dire, un anno di semina, se vogliamo usare una metafora più consona forse all'agricoltura, per qualcosa di più importante l'anno prossimo, direttore, oppure secondo te, insomma, già quest'anno, per quelle che è l'allenatore, il blasone dell'allenatore, lo abbiamo detto e non ci stancheremo mai di ripeterlo ogni settimana, al di là di quello che è stato l'inciampo disastroso con la nazionale, insomma, ha una carriera che parla per sé, oppure già quest'anno può essere un anno positivo, mettiamolo così. Il blasone non va in campo. Ventura, perché sta lavorando sulle macerie? La Salernitana per 4 anni, io mi pare di aver già espresso questo pensiero, ha portato in giro per l'Italia l'anticalcio. Come non giocare a calcio? La Salernitana è stata, come dire, maestra in questo, con i risultati evidenti. Qui si è ribaltato il concetto. Squadra che deve andare in campo, deve proporre, eccetera. Quindi si è partiti da meno zero, con una situazione ambientale terribile sì. Con un tecnico sì blasonato, ma reduce dalla batosta italiana.
E quindi, voglio dire, Ventura ha dovuto ricominciare piano piano, piano piano, anche lui, voglio dire, eccetera. Tant'è che si affida a un modulo che tutto sommato non è nelle sue corde, ma certamente è un modulo che gli permette, in questa fase iniziale, che era importante per ricucire con i tifosi, per portare un po' la squadra più su rispetto all'anno passato, per dare fiducia ai giocatori. Quindi, secondo me, si è rifugiato in un modulo che tutto sommato gli permette anche delle garanzie. E va avanti perché chiaramente il malato non è guarito, diciamo la verità, il malato non è marito, che pretendo di vedere già una sanità a mille, sbaglia. È un'utopia. Forse fa anche male, Dov'è la differenza rispetto a Colantuono? Perché altrimenti uno dice, ma scusa, tu con Colantuoni e con Ventura. La differenza è evidente. Colantuono era l'anticalcio, magari in qualche partita pure più fortunato. Con Ventura stai cercando di fare calcio, che ha bisogno dei suoi tempi, squadra che, come abbiamo visto, è un po' incompleta, ma non per l'attacco. La Salernitana ha uno dei migliori attaccanti di categoria, che è Giannetti. Certo. È chiaro che se a Giannetti non gli dà di pallone, è come il discorso di Djuric lo scorso anno. Poverino, Djuric, non ha per tre quarti di campionato, non ha avuto un pallone giocabile secondo le sue caratteristiche. Cioè, forse quando, l'unico a Livorno. Bravo, l'unico in un anno e mezzo che questo poverino sta a Salerno e che Colantuono faceva lo stop per raggiunto, perché lui faceva lo stop per raggiunto con Colantuono, l'ha avuto a Livorno. Direttore, il problema è che l'ultimo regista sto finendo. Era Carlos. Sto finendo. Ma caro, viviamo di fantasia. 10 anni fa. Allora è questo il ragionamento che va impostato per una questione di serietà, per una di, lasciando perdere le dichiarazioni di Rodini, anche perché Ventura è stato sempre onesto, ma l'ho detto anche venerdì nel dopo partita. Qui la Serie A nessuno l'ha chiesto. Io devo ricostruire uno zoccolo duro, devo ricucire con il pubblico, devo insegnare calcio. Quindi questo è l'anno zero. A cosa può portare? Secondo me, anche con un po' di aggiustamenti a gennaio, la Salernitana può ambire. Ma anche nella sua chiarezza. Che direi la cosa più bella che c'è. Dalla prima conferenza stampa. Disse, io volevo proporre il 4-2-4 di Torino, di Bari. Non posso perché non c'è possibilità sul mercato di poter avere... Non solo. Lui ha detto, non mi è stata chiesta la Serie A perché altrimenti avrei dovuto chiedere altri giocatori. Ricorderai... Voglio dire, i 7-8 acquisti onesti. Bravo, lo dico, gli sta venendo un infarto sulla sedia a fianco. Voglio dire, ma è la prima volta che abbiamo un allenatore che è onesto con i tifosi. Perché Ventura gode, diciamo, di questa simpatia, chiamiamola con i tifosi? Perché i tifosi ne hanno riconosciuto l'onestà intellettuale. Cioè ha detto le cose come stanno. Le cose stanno così. Poi volete venire, lo volete dirci. Però lui è stato onesto nella esposizione dei programmi, degli obiettivi e delle cose da fare. La Salernitana dello scorso anno non era cattiva come squadra. Non vi fate ingannare dalla classifica. La Salernitana dello scorso anno è stata mai allenata. Forse cioè, era della Serie B. Voglio dire, era una squadra senza allenatore, senza preparatore atletico, con infortuni misteriosi. Faccio un nome a caso, quello che stai pensando, Di Gennaro. Bravo. Con Di Gennaro, voglio dire, se tu prendi Di Gennaro, ne conosci vita, morte e miracoli. Allora, tu lo prendi per fare contenta la piazza o lo prendi perché capisci che è il giocatore che può fare la differenza? È il giocatore che può fare la differenza, perché se lo prendi per accontentare la piazza, l'accontenti per 15 giorni e poi succede quello che è successo. Certo. Lo prendi per farlo diventare il capo della squadra. Bene, viene Di Gennaro e si dice, signori miei, questa è la maglia di Di Gennaro, il resto poi si vede. No, l'avete trattato come l'ultimo moicano. È chiaro poi, ogni giocatore reagisce in una certa maniera, quindi è la gestione anche dei calciatori che ovviamente lo scorso anno ha finito per affossare, già era una squadra che non si allenava, già era una squadra senza allenatore, già era una squadra senza uno straccio di gioco. Signori miei, voi dopo 4 anni state vedendo forse ogni tanto 3 passaggi di seguito, partita, come si state dice. Vedendo qualche cambio di gioco. Proviamo a chiudere anche... Te l'ha detto lui, Lopez, l'unico cross per Djuric, l'abbiamo visto quest'anno.
Sappiamo come è andata a finire. Dante, un flash velocissimo mentre chiediamo alla regia di preparare la grafica con le temutissime pagelle di Carmine Guaglia, come si diceva una volta a Controcampo quando ero ragazzo. Ovviamente smonteremo totalmente. Esatto. Diceva il direttore uno spunto interessante, gli chiedo una risposta proprio rapidissima. Finalmente si vede anche un po' di gioco, insomma, per chi la segue la Salernitana c'è questa differenza? È una domanda probabilmente anche retorica, insomma, banale, però sembra sì, che quest'anno almeno ci sia un'idea. Si vede una squadra più compatta, si vede una squadra, perché l'anno scorso a tratti non vedevamo la squadra. Non vedevamo niente. Non vedevamo niente. Io dicevo prima la battuta di Carus, vediamo se il polacco è il regista che manca da 10 anni, perché a Salerno, come purtroppo ogni anno c'è l'attesa, manca chi detta i tempi a centrocampo. E secondo me le squadre che poi vanno in Serie A sono quelle che riescono a trovare il regista, che ormai è merce sempre più rara. In Italia non ci stanno più registi, sono in via di estinzione. Quindi, se fosse il polacco sarebbe una buona notizia. Anche io penso che la squadra, nonostante ha delle mediocrità, è da playoff, perché poi la Serie B non è che ha questi, abbiamo visto, no, queste corazzate, tranne il Benevento, le altre erano alla portata, quindi sono fiducioso e anche io vedo in Ventura comunque una tempra che può incoraggiare, tranne sui cambi qualche volta, però siamo tutti allenatori, questo è il bello dell'Italia. Sì, no? Altrimenti non avrebbe senso, insomma. Diceva sì. Dante, giustamente, i registi sono in via d'estinzione, noi ce n'abbiamo uno, ce lo teniamo stretto, Enrico Coppola questa sera in regia, affiancato da Amato Di Sun. Enrico, facci vedere anche un po' le pagelle che il nostro Carmine ha preparato, eccole qua. Vi chiedo un commento rapidissimo, sei in mezzo Mikai il migliore, i peggiori, anzi, perché c'è una sfilza di 5, Migliorini, Di Tacchio, Firenze, Djuric, quando dicevamo temutissimi, anche perché Carmine insomma è un po' di manica stretta, direttore, che ne pensi? Un commento rapidissimo, poi andiamo a San Valentino a chiedere anche cosa ne pensano i ragazzi. Per una squadra che obiettivamente non meritava di perdere, prego la regia, perché non ci vedo, dico scusami, grazie, così posso commentarle meglio, voglio dire. Mi sembra che è stato veramente terribile. Giusta l'insufficienza, secondo me, a Caro e Migliorini, perché si sono fatti buggerare da Boccalonna, indipendentemente della... Migliorini, però là bisogna vedere se Migliorini chiama l'uscita e Caro dorme, oppure Migliorini se ne va per fatti suoi e Caro resta col Cerino, perché se Boccalonna taglia... tu devi tagliare col difensore, non ti puoi fare, non puoi, quindi là è un errore, come dire, di paranza. Poi voglio dire, per il resto Giannetti non può prendere 5,5, perché voglio dire, ha preso due pali, cioè voglio dire, lui ha preso due cross, li ha preso anche un po' in credito con la sorte, diciamo così. Voglio dire, penso che meritasse qualcosa sabato tu in più. Lombardi non è andato male, non mi è dispiaciuto. Non ti è dispiaciuto. Qualcosina in più a Djuric, anche se ha avuto zero palloni da poter provare a buttare in porta. Ma ce n'erano due su di lui. Se hai notato, c'era una doppia marcatura su di lui. Per anche questo Giannetti ha avuto più spazio. E forse qualcosina in più a Lombardi, che ha fatto un 25 minuti con buoni sprazzi, e speriamo che possano essere sprazzi che possano continuare per 90 minuti, visto che Gioco Forza sabato si ritroverà padrone della fascia destra, visto l'emergenza. L'ha visto un po' corrente alternata. A proposito di embrione, eccetera, Lombardi è proprio il giocatore ideale per il 4-2-4, è quello che ha dato profondità più di allo alla squadra. Dante, tu invece come la vedi? Sì, come dicevano... Un po' pesanti le pagelle. Gli esperti. Cosa la guaglia? È un po' ticchio, è stato un po' ticchio, diciamo. Glielo chiediamo subito. Carmine, commentiamo con te, hai sentito stasera, insomma... Parecchie critiche, ti hanno dato anche del tirchio, chiediamo anche agli amici 5 alle pagelle di Carmine Guaglia e via. Andiamo a San Valentino d'Oro, vediamo anche cosa ne pensano i nostri amici del Feudo Granata. A te, Carmine. Eh sì, le abbiamo viste, le pagelle, un commento a quanto definito, insomma, rispetto alla prestazione di Venezia. Le pagelle le trovo più o meno giuste. Quello che mi delude è un Djuric lì avanti, che purtroppo, come dicevamo prima, è uno stopper della squadra avversaria. Purtroppo c'è un Di Tacchio lì al centro che non può fare quello che fa. Vedremo il famoso polacco, come l'abbiamo definito, come sarà, e speriamo di migliorare. Sì,
Sì, perché con Djuric abbiamo spesso commentato nelle settimane, fa davvero tanto lavoro oscuro, quello che non si vede, peccato che non riesce a finalizzare in tandem con un compagno. Sì, è vero, è questo, diciamo, il problema di Djuric, che segna anche poco e purtroppo anche questo è un altro dei problemi che riguarda la Salernitana, cioè proprio il fatto che manca un attaccante che segni con regolarità. In teoria l'attaccante più forte, più rappresentativo dovrebbe essere, a mio avviso, uno tra Jallov e Giannetti, però anche loro non segnano dall'inizio del campionato e questo è un problema non indifferente. Speriamo che la situazione si sblocchi con il prosieguo del campionato, perché un attaccante che segni è importante per una squadra che punta ad una posizione in classifica importante. Jallov e Giannetti hanno segnato all'esordio. Per quanto riguarda Djuric, il gol decisivo a Livorno, queste le reti per gli attaccanti, poi c'è Kine che è stato importantissimo dagli 11 metri. Sì, ma più che altro io dico che quando la squadra gira, girano anche gli attaccanti, questo è il ragionamento. A Venezia la squadra è stata un po' in difficoltà. Noi speriamo bene per il Perugia, noi come club, comunque, volevo dire, al di là del fatto che vogliamo fare tutti i tecnici e tutte queste cose qua, parliamo un po' di noi, del nostro club, che siamo già proiettati per le prossime trasferte, vogliamo organizzare un qualche cosa, siamo decisi ad andare tutti a Castellammare, perché a Castellammare è una trasferta importante per noi, potrebbe essere la svolta del campionato. Quindi ci stiamo organizzando e stiamo pensando di fare più di una trasferta quest'anno, perché la Salernitana ci dovrebbe dare delle grosse soddisfazioni, almeno questi sono i nostri propositi. Anche perché in campo esterno, al di là della prova di Venezia, fino al Penso 3 vittorie, quindi anche l'opportunità di andare in trasferta. Le trasferte fanno bene sperare a noi tifosi, si sperava nella quarta vittoria, sognavamo, però purtroppo la Salernitana, quando sta per decollare, perdiamo sempre quel... Troppo a volte non ci crediamo, anche noi quando stavamo vincendo tre partite, 3 vittorie, cioè, che è successo? Cioè speravamo, credevamo nell'intoppo e purtroppo non si sa mai il perché di sta cosa. Ve la siete chiamata però, no? Non è che ce la siamo chiamata, ma purtroppo ogni volta succede sempre qualcosa. Linea allo studio. Grazie Carmine, suggeriva, questo è un bel suggerimento per le grafiche del nostro Peppino Andrita, il vuoto d'aria della Salernitana, che quando decolla insomma ha sempre qualche problema. Ci dicono dalla regia che abbiamo un telespettatore in linea, pronto, buonasera. Buonasera, sono Nunzio Torraco. Caro Nunzio, buonasera, questa sera non c'è Carla, ti devi accontentare è un granché, ci sono gli ospiti. Ma io mi accontento di tutto, perciò a parte questo, volevo dire che io quando sento tutto questo, le critiche, le cose, torno sempre indietro di 59 anni, di quando ho visto la prima partita a Salerno, prima partita di campionato, 25 settembre 1960, Salernitana Cina, dopo che hanno dato la formazione, ho fatto uno che stava vicino a me, io vestito la verità. Allora pure i di 4 e 5. Diciamo che non sono commenti nuovi. A fare gli allenatori, a leggere sulla carta come si deve fare. Gli allenatori bravi sono coloro che riescono a sfruttare le capacità dei calciatori senza imporre le loro idee, spiegando. Se un calciatore riesce a farlo, e beh, altrimenti si rinuncia. Io con gli operai così facevo quando lavoravo in Libia, e avevo 3 razze, Pakistano, Sudanese e Filippino, 190 persone, perciò il problema è questo. Poi volevo dire una cosa. Velocemente Nunzio, vai che siamo in chiusura della prima parte. Allora, noi aspettiamo tranquillamente, perché la società quest'anno faranno quello che ci hanno in mente di fare. È inutile che dicono poi io vado in Serie A e poi la vendo.
mezza Roma ha detto sempre un problema che io lo vorrei avere domani mattina, andare in Serie A. Magari, magari, questa è un po' la speranza un po' di tutti. Grazie sempre, Annunzio. Martedì prossimo vi sto scrivendo il fioretto del per il calciatore Granata. Perfetto, va bene, grazie Annunzio. Grazie sempre per averci chiamato. Come sempre, ci segue sempre nonostante la concorrenza spietata della Champions. Insomma, però i veri tifosi a Granata questa sera stanno guardando Granatissimi. Prima di chiudere la prima parte della trasmissione, vediamoci un po' le interviste raccolte nel corso di Offside, la nostra trasmissione in diretta nel post-gara. Vediamo. Da un lato rammarico per il risultato, che forse era più corretto un altro, e dall'altro soddisfazione perché abbiamo fatto secondo me un passo avanti sul processo di crescita generale da parte di tutti, anche i tre che sono entrati con lo spirito giusto, con la voglia di fare. Vedi, è come quando mi chiedevate ogni 5 minuti di Churchill, non me lo state chiedendo. Allora, il giocatore deve andare in campo quando è in grado di poter dare un contributo. Quindi, se no, ogni volta ripetiamo sempre le stesse cose. Ma c'è anche un giocatore che si chiama Akba, che per noi è importante. Io spero prima o poi che ci dia il suo contributo. Quindi, piano piano. E se questi che entrano in un contesto come quello di oggi, soprattutto quello del primo tempo, dove c'erano conoscenze, c'era disponibilità, c'era voglia di fare, io credo che diventi più facile per quelli che entrano e diventa più forte la squadra che gioca. Questa è una prestazione che la squadra deve ritenere assolutamente all'altezza e ci fa guardare avanti sempre con serenità e prospettiva. Dobbiamo forse migliorare quell'aspetto delle partite dove le squadre ci aspettano chiuse dentro l'area e dobbiamo saper trovare più soluzioni in quegli ultimi 30 metri, quando appunto la partita si va a giocare tutta negli ultimi 30 metri, appunto dobbiamo cercare più soluzioni, ma questo qui con il lavoro penso che ce lo faremo sicuramente. Mi è dispiaciuto particolarmente perché per la prima volta dopo un ritiro con il mister e il suo staff mi sentivo che volavo in campo. Le prime due di Coppa Italia mi sentivo veramente molto molto bene fisicamente. Questo infortunio un po' mi ha lasciato degli strascichi, soprattutto mentalmente, perché comunque sia prepararsi 2 mesi per poi arrivare al primo campionato e affrontare una lesione, stare fermo quasi 2 mesi, rompe le scatole. Però sono stracontento di essere tornato in campo per dare una mano ai compagni, perché questo è un gruppo che quest'anno si può togliere soddisfazioni. Bisogna lavorare di più la prossima partita contro Perugia. Adesso la testa alta, la prossima partita sabato a casa nostra. Primo tempo ho giocato bene, il gol segnato Genetti, questo regolare, però decide l'arbitro. Però questo secondo tempo loro abbassato un po', però ho giocato come ping pong, difficile fatto gol così. Però bisogna migliorare di più per la prossima partita. Importante per noi, per tutti, dove giocando. Anche è importante fare gol, importante per noi, però adesso solo 8 partite, noi bisogna fare di più per arrivare a tanto gol. Per adesso Milan ha giocato bene, Genetti ha giocato bene, il gol deve arrivare, questo è importante, giocato bene, il gol deve arrivare. Queste le impressioni raccolte nel post-gara di Venezia-Salernitana. Chiudiamo questa prima parte di Granatissimi. Nella seconda, ve lo anticipo già, vediamo anche un po' i risultati del nostro sondaggio lanciato sulla pagina Facebook di Granatissimi, insomma, su questo mal d'attacco che molti tifosi diciamo imputano a questa squadra, almeno dopo la trasferta di Venezia. Non prima però di aver ricordato il nostro sponsor, Sacher Forni, che ci accompagna anche durante questa stagione di Granatissimi. Noi chiudiamo la prima parte, ci vediamo fra poco, restate con noi. Eccoci qua, seconda parte di Granatissimi, che iniziamo, come vi avevamo preannunciato, facendovi vedere quelli che sono un po' i risultati del nostro sondaggio che abbiamo lanciato questa mattina alle 12 circa, con la supervisione chiaramente del nostro collega Filippo Notari, insomma, per chiedere sostanzialmente ai tifosi della Salernitana, a cui segue la pagina di Granatissimi, anche il sito chiaramente di Granatissimi, se il problema, insomma, di questa squadra sia effettivamente, insomma, l'attacco. Direttore, tu hai parlato chiaramente di Giannetti, vediamo un po' qualche
Commento, Nicola dice, se non si compra un attaccante importante vuol dire che non interessa davvero fare il salto di qualità auspicato. E poi ancora Matteo dice, reparto offensivo scarso, l'ex Bogalon sarebbe all'altezza di questo reparto, in questo scarso anche lui, se si vuole andare lontano, cosa che non credo, c'è bisogno di un attaccante di categoria, un attaccante, sottolineo, ma, e non un ex giocatore. Mario invece scrive, abbiamo bisogno di tre pedine per ruoli, un difensore centrale, un regista, di cui abbiamo parlato proprio nel corso della prima parte della trasmissione, poi non per ultimo un attaccante che da gennaio garantisca almeno 15 gol, sempre forza di fare la Gianni Caporasi, questa carrellata di messaggi, scrive, per me non abbiamo attaccanti, sono autentici bidoni, forse un po' ingeneroso, dai, più duro di Carmine nelle pagelle. Yalov, quando mai ha fatto gol? Djuric al Bristol era un altro attaccante. Se non si compra un attaccante importante vuol dire che non interessa davvero, e l'abbiamo già letto. Insomma, queste le impressioni, insomma, la sensazione, possiamo quasi dire all'unanimità, è che ci sia questa voglia di un attaccante, cominciamo da sabato, insomma. Il problema è sempre quello, cioè il cane che prova a mordersi la coda. La possibilità c'è, certo, sul mercato era possibile. Nomi ce ne sono tanti, se si guarda in Serie A, io ricordo che, forse il direttore sa meglio di me, in estate si provò addirittura con la Mantia, il tentativo disperato, il giocatore del Lecce che ha fatto benissimo. Un nome da 20 gol può arrivare, deve essere aiutato da un tipo di gioco. Lo stesso Giannetti dopo il Frosinone disse, creiamo tanto però concludiamo poco, anche perché siamo costretti, tra virgolette, a lavorare tanto sporco per aiutare la squadra in fase difensiva. Arriveranno anche in base al miglioramento dell'idea di gioco, di una trama sempre più coinvolgente tramite gli esterni, ad arrivare con più pericolosità e costruire e creare ancora di più in attacco. Si è visto già qualcosina col Venezia, perché tre occasioni in 20 minuti, un palo, una traversa, un gol annullato, è già un buon viatico. Deve crescere la continuità del gioco, cresceranno credo anche le occasioni. Dante, ti aspetti un rinforzo a gennaio? Voglio dare un'iniezione di fiducia, dai, perché tutti questi messaggi mi hanno fatto un po' di depressione. Può essere che la squadra, iniziando a rodare il gioco, valorizzi gli attaccanti, perché poi no. Vediamo questi giocatori che l'anno prima fanno 4-5 gol, poi la squadra, se carbura, possono esplodere. Quindi è un gioco di squadra, non è uno slogan, ma è un dato di fatto. Quindi se incominciano ad arrivare i palloni lì avanti, abbiamo visto, Giannetti per un pelo non ha segnato. Chi era quell'altro che pure stava segnando? Mi pare anche Djuric è arrivato vicino al gol. Quindi l'augurio è che si sblocchino anche con un momento di gioco di squadra che possa migliorare, perché poi questo è l'auspicio. Dai, diamo un segnale di fiducia, perché sennò poi siamo comunque al quarto posto e parliamo solo di problemi, diventa poi deprimente. È una piazza esigente. Direttore, secondo te, tu ne hai viste tante, insomma, di questi discorsi che dall'autunno cominciano a declinare verso l'inverno, il mercato di riparazione, insomma, come andrà a finire gennaio? A proposito del parlare chiaro, che ti è piaciuto tanto in Venturi. Sì, bisogna capire Ventura cosa chiederà. Voglio dire, i tifosi possono ipotizzare l'attaccante da 20 gol, magari Ventura chiederà un difensore centrale. Bisogna vedere in che ottica. Io credo che la squadra, secondo me, questo embrione di squadra cresce forse con un po' di lentezza, perché sugli esterni Ventura non riesce a incidere. Cioè gli esterni che rappresentano la forza, diciamo, delle squadre di Ventura, la progressione, la capacità di creare azioni da gol, la capacità di creare la superiorità numerica rispetto agli avversari. In questa prima fase, un po' per gli infortuni, un po' chiaramente anche per un gioco un po' più ricamato per le cose che ci siamo detti prima, noi non siamo, voglio dire, Ventura non ha ancora fatto esprimere la squadra secondo quelle che sono le sue idee, le sue possibilità. Io penso che già se recuperiamo Lombardi, e insomma dà continuità a quello che abbiamo visto a Venezia, la Salernitana secondo me già potrà fare un bel passo in avanti, perché creare l'occasione gol significa creare superiorità numerica, la capacità di andare sul fondo e di crossare per sfruttare Djuric, la capacità di fare un gioco filtrante che ti permette di mettere... Questa è una squadra che non fa tagli, voglio dire, noi qui
a Salerno abbiamo vissuto l'epoca d'oro del taglio, avevamo Ricchetti, re del taglio, quindi conosciamo a memoria. Bocalon ci ha fatto intravedere, ma quello che faceva Ricchetti era di un altro pianeta, eccetera. Poi sembra una squadra che non riesce mai a tagliare. Perché? Ma perché non ha gli esterni. In fondo poi Ricchetti che cos'era? Era un esterno che era bravo a tagliare. E il taglio, anche questo, è nelle corde della squadra di Ventura. Sotto questo aspetto siamo ancora un po' lontani. Ma perché? Ripeto, Satana resta un cantiere aperto e quindi chiaramente non è che si può avere tutto e subito. Quindi sulla capacità poi di acquisto, secondo me non ci sono dubbi che Satana potrebbe acquistare chiunque. Bisogna vedere che tipo di giocatori Ventura promuove, quali eventualmente boccia e quali sono le sue richieste. Quindi io non mi avventurerei a dire serve questo, serve quello, perché Ventura credo che abbia dalla sua uno schema, un'idea chiara, e in base a quella farà anche delle valutazioni rispetto a quelle che sono state, diciamo, le partite di questa prima parte del campionato. Allora, abbiamo letto qualche commento, abbiamo ascoltato il parere dei nostri ospiti, ascoltiamo adesso quello dei tifosi che la nostra Sara Botte ha raccolto nella zona orientale di Salerno, che insomma non tradisce mai in quanto a sostegno alla Salernitana e alla causa Granata. Sentiamo. Chi più di lei può dire com'è questa Salernitana da ex calciatore? Credo che quest'anno sia cambiato molto, nel senso che già un allenatore che ha delle idee, diciamo, molto positive, un allenatore che ha esperienza. Certamente la squadra deve migliorare, a parte sull'aspetto fisico, perché ci sono dei giocatori che fino ad ora non sono stati utilizzati. Però i punti in classifica ci sono. Credo che il gioco ci sia, dobbiamo solo sperare che questi calciatori che attualmente non danno il 100% in squadra, andando avanti lo diano. Oggi la Salernitana è una bellissima squadra, fa sperare qualcosa più degli altri anni. Convince, spero che oltre a convincere vinca anche, però quest'anno ci sono dei buoni propositi, qualche giocatore buono è stato acquistato. L'allenatore anche, si spera. Cosa manca? Ci vorrebbe un attaccante da più gol. Gennaio spero che prenderanno qualcuno. Ma fino a prova contraria sembra che l'organico sia abbastanza completo. Se prendono qualcuno che è più forte, tanto di guadagnato. De Caro Presidente, combaci un attaccante da 20 gol. Credo che ci sono buone possibilità almeno di andare a fare i play-off, perché poi ci sono squadre come il Benevento, qualche Empoli e qualche squadra che, diciamo, sul lato tecnico forse sono un po' superiori alla Salernitana, però in Serie B non c'è un risultato scontato, perché l'ultima può vincere anche con la prima. Si deve ampliare la squadra, deve prendere qualche giocatore un po' più forte, se no rimaniamo sempre in Serie B. Perdere 1-0, la speranza c'era di qualcosa di migliore. E davanti, quando capitano le occasioni, bisogna buttarle dentro, perché forse non c'è quel bomber che in categoria fa la differenza. Speriamo che il presidente mette mano alla tasca e compra qualche giocatore buono. Speriamo bene, auguri alla Salernità. Lo avete forse sicuramente, anzi riconosciuto, c'era anche Bomber Capone, insomma, tra gli autorevolissimi, tifosi intervistati, assolutamente sì. Allora chiediamo anche ai nostri amici di San Valentino Torio, dai quali torniamo, per sapere anche da loro, insomma, se effettivamente a gennaio si aspettano qualcuno o meno. A te Carmine. Beh sì, credo di aver capito insomma la domanda, perché non ascoltavo benissimo dalla cuffia. Il mercato anche di gennaio, l'opportunità di inserire una punta per superare questo limite offensivo che si sta palesando. È quello che dicevamo prima, quello che manca, quello che speriamo venga comprato, anche se i giocatori comunque ci sono, numericamente ci siamo lì avanti. Purtroppo
si spera che se viene qualcuno è qualcuno che aumenti il tasso tecnico dell'attacco, ma a questo punto poi bisognerebbe investire una quantità di denaro che non so se poi saranno disposti a investire veramente, perché poi si sa, il giocatore buono lo paghi, ti segna e ti fa la differenza. Bisogna vedere com'è, arriveremo a livello di punteggio, se l'entusiasmo porterà magari alla proprietà a dire investo, vediamo cosa succede, altrimenti credo che in una situazione stabile rimarremo così come siamo. Tanto passa forse per Ertò in difesa, per Žižek a centrocampo e per Cerci il suo recupero in attacco. Speriamo bene che Cerci sia il nostro valore aggiunto, è stato preso per quello, quindi dobbiamo solo aspettare che torni in condizione, che possa essere il nostro top player come l'hanno definito gli altri. Dobbiamo sperare che lui ha fatto sempre bene con Ventura e che questa non sia la solita eccezione alla regola. Purtroppo siamo aggrappati a questa speranza, se la società comunque non vuole investire altro denaro e quindi per prendere un giocatore che ti garantisca quel bottino di gol che ci faccia fare il salto di qualità. Speriamo bene. Studio. Rieccoci qua, dopo insomma torniamo subito anche dagli amici di San Valentino Torio per un secondo collegamento in questa seconda parte. Direttore, vogliamo vedere anche qualche altro messaggio, insomma, con l'ausilio della nostra ottima regia. Ottima idea, i messaggi stimolano il dibattito. Allora Ennio scrive, è una risposta, è evidente che la squadra, avendo praticamente gli stessi giocatori per 8 partite di seguito, vanno in affanno, è l'unico modo per impostare questo, corsa zero e sperando che gli altri insomma possano fare qualcosa. Il reparto offensivo ha bisogno di un vero centravanti da 15 gol in su, a gennaio, se ci sono possibilità sul mercato, la società dovrà acquistare un attaccante, scrive Giovanni, insomma, quindi sembra quasi l'unanimità insomma verso la necessità di acquistare. Abbiamo invece bisogno di un migliore rifinitore che supporti l'attacco. Gli attuali attaccanti sono all'altezza della situazione, è il parere invece di Luigi. Ma ha ragione, se Cerci facesse il Cerci, la Salernitana avrebbe risolto il 70% dei suoi problemi, diciamo la verità. La buonanima dell'avvocato Agnelli, insomma, a proposito di Del Piero, diceva aspettando Godot, un po' anche questo per Cerci. Gondò. Un regista al posto di Tacchio. Perché... Un regista al posto di Tacchio, però forse di Tacchio è indispensabile in questa squadra, non fosse altro perché non ecco, è che di Tacchio non ci si può... Diciamo, Lotta. Se usi esatto. un certo tipo di gioco hai anche bisogno che ti porta legna a casa. Di Tacchio, voglio dire... per caratteristiche, per fisico, è certamente quello che può dare tono al centrocampo della Salernitana. Se lo metti a fare il regista, è chiaro, è come se mettessi Santoro a fare il sindaco. Voglio dire. Magari, la svolta, è seriale. Sabato, questo si aveva parlato anche di politica. Per i tifosi è lecito attendersi qualche acquisto? Secondo te arriverà qualcosa dalla società, un segnale indipendentemente da quelle che potranno essere, come dire, le indicazioni di Mister Ventura? Io so che prenderanno Calaiò. Infatti Rosina. Bocalò è stato il giocatore venduto al miglior offerente per fare spazio poi a Calaiò e non è stata scelta che poi ha pagato. Lì c'è stata la pressione, tu non lo sai forse, ma lì c'è stata la pressione di Iannicelli che succede per Calaiò. Iannicelli è stato il principale sponsor di... Il complice di questa orrenda operazione, bocciata ovviamente prima ancora che Calaiò scendesse in campo. C'è l'assist del mercato dalla lista over che la Salernitana ha presentato alla Serie B lo scorso agosto, perché ci sono 17 dei 18 over, quindi la Salernitana ha la possibilità di poter compiere già un passo senza dover cedere qualcuno degli over. È certo che credo, vista anche il numero di calciatori in rosa, che si farà prima un bilancio dei calciatori che potranno dare una mano, che saranno stati considerati promossi da Ventura in questo inizio di stagione, e poi si andrà sul mercato. Certo, gli attaccanti ci sono, dicevamo prima la Mantia, un sogno non nascosto all'interno della trattativa Lazzari-Lazio con la Spalla era quello di Moncini, che è un giocatore che comunque al Cittadella ha fatto benissimo. Io credo si interverrà sul ruolo di mezzala, perché forse un pizzico di qualità in più, una mezzala con un briciolo di qualità in più potrebbe comunque arrivare e potrebbe servire per... Innescare meglio insomma un reparto offensivo che, lo dicevamo prima, insomma non è che Giannetti, voglio dire, sia un parvenu, così come Jalob e Djuric, giusto per citare quelli che si stanno giocando un po' in più. Un giocatore che
in una squadra che costruisce si trova un po' in difficoltà, perché lui è più un contropiedista, più per una squadra che... Quindi voglio dire... Più sulla ripartenza. Bravo. Che è difficile che la Salernitana, questa Salernitana possa giocare su... Può anche capitare, ci sono momenti in cui eccetera, puoi giocare anche sulla ripartenza. Quindi può essere utile per completare il reparto, ma secondo me non è l'attaccante per iniziare una partita. Poi, ripeto, insomma, tecnicamente Giannetti e Djuric si sposano bene, ma ripeto, bisogna sempre metterli in condizioni, cioè se abbiamo visto le occasioni di Venezia, Giannetti ha fatto il centravanti che doveva fare, poi è stato sfortunato il palo, la traversa, vabbè. Però lui era lì, cioè quando gli hanno dato i palloni lui era lì, non è che li ha bucati, li ha presi, ha girato, è stato bravo a girare le spalle dell'avversario e farsi trovare pronto, poi ci è andata male, non... vabbè. Però le cose bisogna... Però si è visto fare. Insomma qualcosa, Dante? Voglio porre un tema che anche voi giornalisti avete ormai abbandonato, vi siete arresi. Ma come mai non esce mai un giocatore dalle giovanili? Mai una sorpresa. Siamo una delle poche città d'Italia, delle squadre d'Italia, dove almeno in Serie B non esce mai uno dal cilindro delle giovanili. Il cosiddetto vivaio, insomma. Perché ormai si è abbandonato ogni velleità? Eppure 15 anni fa, ricordavo, quando ero bambino, vedevo quasi i miei coetanei che arrivavano in prima squadra. Questo è un altro tema, direttore. Perché non si punta sui giovani? Io che sono per i giovani me lo chiedo. Direttore, il vivaio. Ah, non ha un vivaio. Ora c'è Calaiò. Che fa Calaiò? Allena qualcuno? Che fa? Non lo so che fa Calaiò, io non lo so cosa faccio con Calaiò. Le giovani. Non mi interessa neanche sapere. Lana non ha un vivaio da anni. Sono 15 anni che sono giocatore da Salerno. L'ultimo vivaio l'ha tenuto a Liberti, diciamo la verità. Liberti ha portato questa Salernitana al torneo di Viareggio. Luca Fusco. Poi tutta una serie di giocatori, insomma, che possiamo ricordare. Atalanta non ha un vivaio, ha dei giovani, qualcuno anche interessante, ma io credo che sia mancata in questi anni proprio una politica. La pianificazione. Perché fare, fare il vivaio non è facile, perché servono le strutture, servono investimenti. Investimenti, certo. Non è che voglio dire il vivaio, ci facciamo il vivaio, voglio dire fare il vivaio presuppone, e questo però ti dà anche l'idea di una società che secondo me è perennemente sul limbo, perché è chiaro, una società che intende costruire, tipo l'Atalanta, che intende fare un progetto, voglio dire, investe e ritiene di fare delle cose, magari poche, ma fatte buone. Una società che probabilmente si sente sempre, come dire, un po' di qua e un po' di là, è chiaro, fanno anche dei campionati che si devono fare per regolamento, si gioca un po' con i giovani, perché poi se vogliamo affrontare l'argomento dei giovani ne vedremo delle belle, ma non voglio far avere querele al direttore di questa televisione, gli spaventerebbe a morte, quindi gli evito... Che gli noi evito, salutiamo sempre con affetto. Che io saluto con affetto, quindi però voglio dire... Fare i giovani è bello, fare i giovani è importante, bisogna saperlo fare. Ovviamente non mi riferivo alla Salernitana quando io parlo del pianeta giovanile, attenzione. Io ho visto, non so, penso che sia capitato anche a voi, Giletti lo scorso anno, le ha fatto 2 o 3 puntate di fuoco per dimostrare come i giovani con i soldi che i genitori dovevano cacciare, eccetera. Fatto. Ma di quell'ottimo reportage, di quelle ottime puntate, di quelle denunce, voglio dire, filmate alla mano, io poi non è che abbia sentito ci vorrebbe un ritorno. Cioè, che il famoso vincolo pluriennale che viene sotto. Bravo, bravo. Io non è che ho sentito qualcuno, lo stesso... Tommasi mi è parso latitante su questa storia dei giovani calciatori. Ci vorrebbe un po' di fiato sul collo anche su questo mondo, allora, sul mondo del calcio giovanile. Però è un peccato, perché è un'opportunità negata a migliaia di salernitani, perché io vedo da altre città più modeste, piccole, meno popolose, sfornare giovani calciatori che arrivano in Serie A, in Serie B. Io a memoria non ricordo un giocatore nel calcio professionistico attuale che viene da Salerno città o dintorni. Questo è un diritto negato, perché con l'impiantistica che non c'è, una società che non investe sul territorio,
poi non escono semmai talenti che pure ci sono. In un territorio comunque vasto, insomma, e popoloso. Vediamo, a proposito, parlavamo di giovani, insomma. Andiamo dai nostri giovani di San Valentino Torio con Carmine, insomma, per sapere anche loro che cosa ne pensano, se effettivamente il problema sta qui nell'attacco o nella qualità che manca. Oltretutto, insomma, lo possiamo anche far vedere, lo chiediamo al nostro regista Enrico, c'era una grafica proprio su Zizek che avete evocato nella prima parte della trasmissione, perché il ecco qua, tocca a loro, insomma, tocca anche a Zizek e tocca anche a Lombardi, che abbiamo cercato un po' di, come dire, di evocare in questa prima parte di trasmissione. Sì, perché ha introdotto questi temi, ecco, ha lasciato una buona impressione. Poi diciamo, dai, è stato anche sfortunato questo giocatore. Mi sembra un po' una fascia maledetta. La Salernitana due anni fa aveva acquistato il migliore esterno della Serie B, che era Orlando, un giocatore bravissimo, sì, che però si fece male subito, e tra l'altro si fece male. In maniera, anche in maniera, seria, molto, certo, seria, è stato fermo credo quasi due anni, insomma, un anno e mezzo. È stato fermo di sette mesi, poi ha impiegato pochissimo con le gestioni. Sì, quando hai quel tipo di infortuni, insomma, sì, adesso la ripresa, diciamo, non è più la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Dana è stato sfondato perché fece il colpo Orlando, che era bravissimo, e Lombardi quest'anno sembra aver rinnovato un po' questa maledizione sull'esterno destro. Speriamo che si sia ripreso, perché ha lasciato intravedere quelle qualità per le quali tra l'altro è stato preso. Chiediamolo anche un po' ai nostri amici di San Valentino, anche la quale Cicerelli, insomma, certo. Andiamo anche andiamo subito ai nostri amici a San Valentino Torio, e dipende poi, insomma, che è dato dopo. Le piazze poi sono piene, insomma, poi dipende, c'era il vecchio detto piazze piene urne vuote, non sembra. Questo è il caso, insomma. Andiamo a San Valentino Torio prima di fare qualche guaio. A te, Carmine. Sì, rientriamo e parliamo anche delle iniziative legate al centenario, un bellissimo murales che avete creato e che chiaramente regala tante emozioni anche al passaggio, no? Per voi tifosi. Sì, pensare al murales per noi è emozionante, pure perché l'idea di realizzarlo è nata nella magica notte del 18 giugno allo Stadio Arechi, quando si festeggiò appunto il centenario. Eravamo io e un altro amico, eravamo in due, e ci siamo presupposti questo obiettivo di realizzare il murales. Ovviamente le dimensioni si spaventavano all'inizio, però abbiamo raccolto un po' tutta la tifoseria. In questa stanza è nato il murales, e in questa stanza te lo racconto. Tutto il mese di agosto abbiamo lavorato, ed è stata una bellissima cosa da realizzare, tanto lavoro, tanto sacrificio, e siamo veramente orgogliosi di aver realizzato questo murales. È nato con l'intento di mettere San Valentino Torio sulla mappa del tifo salernitano, perché fino ad oggi era stato fatto un po' poco, quasi nulla, e abbiamo deciso di stare insieme, festeggiare per conto nostro, senza inneggiare violenze, cose del genere, sfottò, l'abbiamo fatto per noi, e quindi siamo felici di aver realizzato questa cosa. C'è anche il vostro video in onda, peccato anche per quello che era successo poche settimane dopo, perché comunque era stato parzialmente rovinato e avete anche risolto quello che era accaduto. Sì, vabbè, cose che capitano, purtroppo siamo un piccolo avamposto Granata in terre comunque in cui si tifano anche altre squadre. Va bene così, andiamo avanti, la voglia di rimetterlo a posto c'è sempre, quindi qualora ci fossero altri danni siamo pronti comunque sempre a... Speriamo di no, siamo pronti sempre a riparare il tutto. Soprattutto c'è da ricordare il rispetto delle varie tifoserie, non dovrebbe mai mancare. Studio. Dicevi bene, Carmine, il rispetto, insomma, quelli che non hanno mostrato, chi ha imbrattato quel bellissimo murales, insomma, ancora complimenti davvero agli amici di San Valentino. Martedì scorso eravamo ad Angri e anche loro avevano sottolineato, insomma, la difficoltà di essere, come dire, nonostante la provincia di Salerno, avamposto quasi in un territorio un po' complicato. Allora, c'è un club Granada Ottaviano. Esatto, abbiamo anche varcato il confine, insomma. Sì, sì. Bravi, certo. In gamba, ragazzi. Però sono bravi i ragazzi di San Valentino, hanno realizzato davvero hanno fatto davvero un ottimo lavoro, e spero che
come hanno detto, non ci siano, come dire, altri danni, perché è un peccato, perché è una cosa molto bella, fatta col cuore dai ragazzi, quindi meritano anche rispetto, poi al di là delle appartenenze. Certo, certo. Il tifo è bello perché è vario. A proposito, il mio amico Capuano come sta? Lanzini, lei che di solito è informato sui fatti avellinesi. Ho visto non che preso un po' male Capuano all'Avellino, le parole insomma che hanno detto, però magari ne parliamo martedì prossimo. È un peccato. Con Carla. E adesso chiudiamo questa seconda parte, andiamo all'ultimo velocissimo break pubblicitario e poi torniamo per i saluti. Terrenominatissimo. Terrenominatissimo. Secondo e ultimo break di Granatissimi, andiamo ormai al photo finish verso la chiusura di questa puntata. Vediamoci subito il servizio, perché abbiamo parlato ampiamente della sconfitta a Venezia, però bisogna guardare avanti e in particolare la sfida di sabato alla Recchi contro il Perugia. Il servizio. Senza Firenze, ma con il rientro di Akpak Pro, la settimana granata è iniziata così, ma tanto passerà per l'evoluzione dell'11 titolare, condizionato dalle sedute al Merirosi e dalla risposta fisica dei vari interpreti nei ruoli e nei reparti. Il blocco difensivo si conferma stabile. Certo, nell'occasione del gol di Bocalon si poteva fare di più nella lettura. Un passaggio a vuoto costato carissimo in verticale per la rete dell'ex che ha deciso Venezia Salernitana, che ha garantito il primo KO in trasferta nella stagione. In altre situazioni ci ha pensato Mikai a bloccare il tentativo lagunare. L'estremo difensore regala maggiori certezze rispetto al passato. In attacco, nel caso di conferme sul piano fisico, nella gara con il Perugia potrebbe esserci il ritorno di Yallob dal primo minuto, con uno tra Djuric e Giannetti a rifiatare. Lombardi potrebbe strappare la prima maglia da titolare. Cicerelli sarà ancora out. E nonostante la buona prova sull'auto destro, Kine può lasciare spazio tornando sulla sinistra, con Lopez di ritorno in panchina dopo 270 minuti di fila. A centrocampo il jolly inutilizzato resta Patrick Žižek. Scenderà in campo solo con le certezze dal punto di vista tecnico-tattico. Ventura è stato chiaro. Il paragone con Nikola Maksimović l'ha evocato lo stesso allenatore dei Granata. Arrivato dalla Stella Rossa, in avvio non fu impiegato al Torino da Ventura. Poi diventò il perno difensivo. Žižek può sperare nello stesso approccio. Testa al Perugia e andiamo adesso invece a San Valentino Torio per i saluti finali. A te, Carmine. Sì, ci siamo con il risultato della prossima sfida. Non commettiamo errori, però. Secondo me 2-1. 2-1. 1-0. Ci siamo 1-0. Esageriamo, 3-1. 2-0 per i Granati, sicuramente. 3-2. 1-0. 1-0, quindi, insomma, fiduciosi per un risultato positivo, i tre punti. Chiudiamo da San Valentino Torio, è davvero tutto, grazie per averci ospitato. Ci ritroviamo settimana prossima. Grazie a Carmine, grazie agli amici di San Valentino Torio, grazie anche ad Orlando Matarazzo per la parte tecnica. Insomma, grande fiducia, tre punti sicuri, quelli che ci si aspetta, almeno per quanto riguarda San Valentino Torio, volendo usare un gergo più da calcio scommesse, insomma, uno handicap, X handicap, questo è il pronostico dei nostri amici di San Valentino. Direttore, rapidissimi saluti finali, a te. Saluto, ci vediamo martedì. Con quali ambizioni per la sfida col Perugia? Riprendere la corsa che abbiamo interrotto un po' bruscamente a Venezia. Io mi guardo prima alla qualità tecnica e tattica della squadra, che spero dia maggiore continuità e maggior minutaggio rispetto a quello che sostanzialmente abbiamo visto fino adesso, e naturalmente poi il tutto magari accompagnato da un risultato positivo. Dante. Io voglio rivolgere un pensiero a questi ragazzi di San Valentino, complimenti, questo è il patrimonio immenso che ha la Salernitana, che dovrebbe valorizzare anche di più la società, tanti giovani, tante famiglie che credono in questi colori, quindi fa ben sperare vedere anche questo attivismo sano da parte di Territori Nuovi. Loro hanno già vinto, speriamo che domenica, anzi sabato, anche la Salernitana onori l'impegno di tanti tifosi che fanno trasferte, sacrifici, hanno trascorso, a quanto ho visto, il Ferragosto a fare un murale in onore del centenario. Quindi
Bravi ragazzi di San Valentino, onore ai tifosi, siamo una delle migliori tifoserie d'Italia e speriamo che sabato non ci fanno intossicare e ci regalano i tre punti. Sabato, occhio su sabato. Occhio su sabato con la speranza della Sinara di continuare il processo di crescita iniziato in una partita che non è facile perché è un autentico scontro diretto per i playoff, però questa squadra se vuole riprendere a correre deve farlo anche in partite così importanti. Diciamo una Perugia che non è un avversario particolarmente semplice, insomma abbiamo visto anche una delle partita accreditate sì ai playoff con un attacco, se si parlava di attacco, Falcinelli e Iemmello che è il capocannoniere della Serie B, quindi è un banco di prova importante per questa squadra. E quindi insomma servirà la migliore Salernitana, come diceva il direttore Tommaso D'Angelo, per riprendere la marcia. La nostra marcia di Granatissima, almeno per questa settimana, finisce qui. Noi ci vediamo puntuali, come sempre, fra 7 giorni. Grazie ad Enrico Coppola e Amato Di Sunno in regia e a Sara Botte per il coordinamento. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguiti da casa. Ci vediamo fra 7 giorni. Arrivederci.